Per ricominciare, ricordiamo quello che già detto Gustavo Chiellini, la terminologia. Il problema è che nella banca universale si combinano assieme la banca commerciale e la banca di investimento. La banca commerciale è una terminologia che deriva anglosassone, che deriva dalla finanza inglese americana. La banca commerciale è quella che è definita bancaria tradizionale, cioè raccoglie risparmio e prestiti di denaro ai cittadini. La banca di investimento è quella invece che fa attività di investimento le più diverse possibili. La banca universale è quella che consente di combinare queste due attività. Tutte le banche che sono state protagoniste della crisi del 2008 operavano come banche universali. E operavano come banche universali perché le legislazioni dei diversi paesi consentivano alle banche di operare come tale. Cioè si era superato a livello tutti quanti i mercati finanziari la famosa legge Glass-Steagall Act del 1933, che era stata emanata a seguito della depressione, della crisi economica americana del 1929, che aveva già presentato i problemi della banca universale e si era intervenuti allora distinguendo nettamente banca di investimento e banca commerciale. Le nuove legislazioni, le nuove riforme delle leggi bancarie che hanno consentito lo sviluppo della banca universale sono tutte avvenute negli anni 90. Il nostro testo unico bancario del 93, testo unico bancario, si consente alla banca di operare come banca universale. Articolo 10 dice che le banche esercitano attività di raccolta del risparmio, esercizio del credito e ogni altra attività finanziaria. Questa è la definizione più precisa della banca universale. Gli Stati Uniti stessi sono arrivati nel 1999 ad abolire definitivamente il Glass-Steagall Act, cioè la separazione tra i due tipi di banche. È stato un processo generale, un processo naturalmente dettato dalle ideologie liberiste, quindi sono applicato al sistema finanziario e questo è già città di freddo. Il potere della finanza su cui oggi si spargono tanti le relazioni economiche, il potere della finanza, i guai che combina la finanza internazionale, non è un fatto spontaneo di mercato, non è uno sviluppo spontaneo del sistema capitalistico, è frutto di scelte politiche, è frutto di scelte legislative, è frutto di scelte legislative che si poteva evitare. Qualcuno, un autorevole collega che ha partecipato a queste scelte legislative, vedo che ne si è pentito, si è accorto che è fatto l'errore, ma l'errore è stato fatto. La liberalizzazione delle banche ha portato precisamente alla banca universale e quindi a una delle cause principali per la crisi delle banche. Perché il modello della banca universale è un problema che è stato posto in chiara luce dalle vicende successive alla crisi del 2008. Ma basta già pensare alle conseguenze pratiche che può avere questo modello di gestione, pensare al modello di gestione al quale le banche si ispirano. Che conseguenze pratiche di questo modello di gestione? Consentire alla banca di svolgere sia l'attività di investimento, sia l'attività di raccolta del risparmio, in particolare l'attività di raccolta di depositi, significa consentire alla banca di usare i depositi che raccoglie per fare attività di investimento, per fare attività speculativa. Questo è il punto centrale della banca. Usare il denaro del depositante per poter fare attività speculativa, senza che i depositanti ne sappiano nulla. Qui chiaramente si dimostrano i limiti delle richieste di un mercato trasparente, della concorrenza. Si dimostrano i limiti se c'è un depositante che non sa assolutamente che cosa la banca fa con questi soldi. Non c'è concorrenza, non c'è
prospetti informativi, eccetera, che ti possa dare ragione di quello che sta succedendo, dei sensori di possibilità. Qui ci vuole un cervello. Qualcuno se ne accorge, però non è inventato, ce ne facciamo oggi. Allora, se le banche possono usare questo denaro che raccoglie praticamente gratuitamente, perché le banche fanno tassi irrisori di deposito, quindi hanno una disponibilità di masse finanziarie per le quali non pagano. E alla speculazione che la banca fa con questi denari, i depositanti non partecipano minimamente, non sanno su che speculazione la banca punti e non hanno nessuna partecipazione agli eventuali utili di questa speculazione. Sono alcuni finanziatori di quello che viene deciso dalla banca avversaria. Questo, già solo questo fatto, avere la disponibilità di masse di denaro avute praticamente gratuitamente, spinge alla speculazione. È un incentivo alla speculazione. È un incentivo. Di questo non si sono accorti quelli che hanno sposato questa riforma del testo unico bancario del 1993. Perché già allora gli argomenti che sento ancora oggi riportati, ma perché c'è uno sviluppo del mercato finanziario, è un mercato che le banche devono guadagnare, perché le banche devono guadagnare? Perché non devono fare affari? È così naturale che la banca faccia affari, si diventa sempre più forte, più grosso. Perché poi? Perché si è dimostrato per la crisi dell'otto, perché si viene più grande di altri. E ma c'era questo. Però c'è un'altra conseguenza del fatto che le banche possono utilizzare il denaro dei depositanti per fare speculazioni. Questo è un'altra anche Gustavo Ghidini. La conseguenza è questa, che se la banca dovesse fallire, il denaro dei diversi depositare per il proprio denaro della banca va in fumo per il minimo. E allora la banca, come ha già ricordato Gustavo Ghidini, ha buon gioco a dire: ma come, ci vuole un salvataggio pubblico, ci vuole un salvataggio pubblico, possiamo far sì che i poveri depositanti rimangano senza i loro soldi, bisogna che si intervenga. Le banche, cioè, hanno la possibilità di usare i depositanti come ostaggi nelle trattative di confronto del potere politico. Tu mi lasci fallire, no? Non vuoi fare questa battaglia? Io dico, guarda, tutti questi depositanti vengono tutti quanti della sorta. E gli stati non è che siano cattivi e quindi intervengono finanziando le banche perché bisogna dare dei poteri forti, queste sono cose che non vedono la realtà delle cose. Gli stati sono costretti a intervenire, come si è visto nella crisi italiana, sono costretti, perché se una banca fallisce e i suoi depositanti rimangono un pugno di mosche, questo è un fatto di sistemico, di importanza gravissima. Questo può dare origine a una perdita di fiducia in tutto il sistema bancario, può dare origine a quello che è l'accidente più grave che le banche possono, il sistema possa avere, cioè la corsa agli sportelli. Tutti corrono agli sportelli per cercare di prendere i soldi, per ritirare. Le banche non sanno, veramente non possono utilizzare queste richieste, chiudono agli sportelli. Che vuol dire? Perché si paralizza non solo il sistema bancario, non solo tutto il sistema di pagamento. Immaginate, la legge domani, uno non può più disporre il proprio corrente. È la crisi del sistema, è la crisi di tutto il sistema. Non è soltanto una banca che fallisce come risparmiatore, diciamo, è la crisi del sistema. E il 2008 non si induce a questo rischio. E perciò sono venute i poteri pubblici. Dunque le banche hanno questo potere di
richiamare l'attenzione sulla loro insolvenza, sulle loro cattive acque degli Stati. E devi chiamare minacciati, usando, come ho detto, i costanti come sostanzialmente degli scudi umani. Guarda, se io fallisco, vedi che cosa succede. Allora, queste conseguenze le hanno visto tutti. Non sono state conseguenze che non hanno lasciato traccia. Hanno lasciato traccia in modo tale che ormai in diversi paesi si è cercato di provvedere a far sì che perlomeno il fallimento di una banca non determini, non costringa al salvataggio pubblico. Non costringa al salvataggio pubblico o limiti la necessità del salvataggio pubblico. E sono intervenuti diversi paesi, anzitutto la legge che tutti conoscete, il Green, cioè la legge che serve precisamente per evitare che il potere pubblico debba intervenire con un altro contribuente in caso di insolvenza delle banche. Si fa pagare la cosa, come sappiamo, i finanzionisti e in parte anche le depositanti. Ma si cerca di evitare l'intervento fatto, come si può dire, a carico dei contribuenti. Evidentemente questa è una legge che guarda solo un lato del problema del bilancio dello Stato. Ci vogliono leggi invece che vedano professionalmente. E queste leggi sono leggi di separazione tra l'attività commerciale e l'attività di investimento. Sia gli Stati Uniti, sono stati i primi, sia Regno Unito, sia la Germania, sia la Francia, sia il Belgio hanno oggi leggi che prevedono di nuovo la separazione di attività bancaria commerciale e attività di investimento. L'Italia è il fondamento che si trova in una situazione paradossale che si è pensato a cosa fare in caso di fallimento delle banche, producendo crediti, cosa fare per salvare un pochino il bilancio dello Stato, non si pensa a che cosa fare per prevenire il fallimento. E fare la separazione delle due attività, come in tutti i paesi si è capito, è una delle condizioni per prevenire futuri fallimenti e futuri rischi per il sistema. La separazione dunque è possibile, è stata fatta in diversi modi. È stata fatta in diversi modi, ma non è una cosa che si possa fare in maniera un po' leggera. La separazione è una cosa difficile, non è solo uno slogan la separazione, sono una serie di provvedimenti che bisogna prendere in maniera meditata. E infatti le diverse leggi che sono intervenute hanno dovuto affrontare diversi problemi. C'è tutto il rischio che le leggi intervengano per dare una riforma di facciata, lasciando le cose sostanzialmente come stanno. E molti critici di queste leggi sostengono questo. Le leggi ci sono, però ma intanto queste leggi ci sono e hanno affrontato i problemi che la separazione deve affrontare, che vuole la separazione deve affrontare. Primo problema è questo: devono essere distinte nettamente le banche commerciali e le banche di investimento, devono appartenere a rami distinti di affari. Gli Stati Uniti sono ritornati Dodd-Frank Act del 2010 alla separazione totale. La banca commerciale è trattata in un modo, la banca di investimento è trattata in un altro. Quindi si è tornati finalmente a capire che l'asse stiga va aveva i fondamenti e si è tornati grosso modo alla stessa legge del 1933. In Europa si è invece scelto una via diversa. In Europa
sono stati guidati un po' dalla riforma del Regno Unito, che è venuta anche quella nel 2010, fatta sotto indicazione di quella che viene chiamata la Commissione Vickers, il presidente di questa commissione, un po' sotto una relazione fatta da un gruppo di esperti nominati dalla Commissione Europea, che va sotto il nome di rapporto di Kahne, presidente della Banca Irlandese, che ha preceduto questa commissione, che ha proposto di modo la separazione. Germania e Francia hanno seguito la proposta di Kahne. La proposta di Kahne prevede che banche commerciali e banche di investimento possano appartenere allo stesso gruppo bancario, cioè ci può essere un gruppo bancario che controlla una banca di investimento e una banca commerciale. La stessa legge, le stesse leggi che sono state emanate con indicazione di questo rapporto di Kahne, prevedono anche che non ci sia nessuna relazione tra le due attività, tra l'attività della banca commerciale e la banca di investimento. Ci sono divieti di operazioni intragruppo tra la banca commerciale e la banca di investimento che facciano sì che la banca commerciale sostenga in qualche modo l'attività di studio. Società separate però possono appartenere ai genitori, con divieto di qualunque forma di finanziamento in quel gruppo, cioè da parte del segretario del gruppo, a favore della società, l'idea è giusta, puoi speculare, aspetta, puoi dare i denari fuori, poi se capisci, lasciamo andare, ma non devi toccare, generale. Questa è la soluzione che è stata adottata. In Inghilterra è stata adottata una soluzione più criticata, ma gli inglesi sostengono che la cosa può funzionare bene, cioè una separazione aziendale, le famose muraglie cinesi. Ci devono essere due rami distinti dalla stessa attività bancaria, due rami distinti che non devono comunicare, una fa la speculazione, l'altra fa l'attività, come ho detto in inglese, retail, cioè al consumo, cioè deposito e esercizio del credito. I critici qui sostengono che questa è una soluzione che è inadeguata, però l'Inghilterra ha istituito anche una nuova autorità di controllo che monitorizza il modo con cui le banche attuano questa separazione e può imporre, se vede che le cose vanno male, può imporre una separazione vera, cioè società distinte che non comunicano fra di loro. Il secondo problema che si è posto è: tutte le banche devono separare la tua attività o soltanto le banche più grandi? Gli Stati Uniti hanno scelto la via tutte le banche, sia le banche grandi, sia le banche più piccole, o fanno attività di speculazione o fanno attività di rapporto del risparmio. In Europa l'unica legislazione che ha adottato questa soluzione è quella del Belgio. Tutte le banche devono fare attività di banca commerciale o attività di investimento. La Germania e la Francia hanno adottato invece una soluzione diversa. Cioè le più grandi banche, solo le più grandi banche devono fare una separazione perché il rischio che si vuole evitare è il rischio sistemico. Non si è guardato tanto alla tutela dei risparmiatori come fanno le legislazioni invece che impongono la divisione fra qualunque sia la dimensione della banca. Si è guardato a quello che chiamate il rischio sistemico. Se queste banche falliscono, se la Deutsche Bank fallisce, se la Commerzbank fallisce, si ha un fallimento a catena di tutto quanto il sistema. Allora, per evitare il rischio sistemico, si è scelto questo modello per cui soltanto le banche maggiori e soltanto per certi ammontari di investimenti devono operare questa separazione. Questo naturalmente è stata la scelta più criticata, perché si vede anche le banche piccole hanno dei depositanti da tutte le banche, anche le banche piccole possono poi mettere
speculazioni tali da innescare un processo di fallimenti a catena. Terzo problema che si è affrontato è questo. Distinguiamo sì banche commerciali e banche di investimento, però le banche commerciali hanno dei soldi, possono tenere in cassaforte, la banca non fa questo, la banca investe i soldi dei depositanti, non si può dire tieni lì, allora non è la banca, è un'altra cosa. E allora il problema è quali atti può fare una banca commerciale, quali atti sono possibili. Allora, anche qui le legislazioni hanno seguito diversi criteri, tutte hanno stabilito, ci sono certi atti che non si possono, che la banca commerciale non può fare, ad esempio partecipare a un fondo speculativo, gli hedge fund, ad esempio la speculazione, il trade ad alta frequenza, cioè la speculazione di borsa fatta aprendo e chiudendo la posizione durante la giornata nel giro di pochi minuti. Queste sono cose altamente speculative e altri esempi che sono stati individuati nel 2007. Tutte però hanno posto una clausola che appare di salvaguardia. Queste per legge non le puoi fare, però noi abbiamo nuove autorità di vigilanza che ti diranno anche quali altre attività puoi fare e quali non puoi fare. A me sembra che questa sia una soluzione abbastanza da seguire, non è che si possa dire a priori tutte le invenzioni che può fare una banca e dirlo per legge, ci vuole un'autorità di vigilanza, una vigilanza che possa stare dietro lo sviluppo degli affari e dire no, questo non lo puoi fare, questo sì lo puoi fare. Questo invece viene criticato soprattutto in Italia, perché si dice si dà troppa discrezionalità alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Europea, l'autorità di vigilanza. E qui si apre un vecchio problema. Se le autorità di vigilanza debbono avere soltanto i poteri individuati specificamente per legge o se possono avere invece una discrezionalità. Mi sembra la prima la soluzione che è preferita dai giuristi, perché i giuristi la discrezionalità la vedono molto male. Ma la seconda invece, giustamente, viene appoggiata dagli economisti, dalla banca di vigilanza non può essere limitata nel suo intervento, deve avere la disponibilità di intervenire subito dove vede che nascono nuove cose pericolose. Dicevo, se l'Italia si decide a fare qualcosa, ha di fronte a sé un'esperienza ormai di diversi paesi tra cui orientarsi. Certo, bisogna volerlo fare. Se non si comincia neppure a parlarne, è evidente che non si fa nulla. Il problema è di parlare di questi problemi è una cosa difficile, anche perché anche qui conta la diseguaglianza, anche qui conta. Se ci sono in un paese persone che guadagnano tanto, come pare che sia l'amministratore delle banche, da poter contare che potessero cavare qualunque sia il destino comune del paese in cui operano, queste sono disinteressate ai fenomeni sistemici, ai fenomeni che svantaggiano tutti. Questi sono fenomeni che toccano soprattutto, anzitutto, il paese di basso. E quindi possono illudersi di tirarsi fuori da qualunque evento sistemico, perché intanto loro hanno lo spazio.